Lo scorso è stato un fine settimana impegnativo per il CB Club Mattei Protezione Civile di Fano, che ha visto impegnati diversi uomini e donne nell'esercitazione nazionale con le unità cinofile di soccorso. Denominata Terra Motus 6.0, queste attività hanno il compito di testare il cane e il proprio conduttore in diverse situazioni, come terremoti, ricerche di persone, ed avere sinergia tra le varie squadre provenienti dalle varie parti delle regioni d'Italia. Tre i luoghi e le scene organizzate dalla Protezione Civile di Fano: la prima ad Orciano, all'ex Fornace, con la ricerca di dispersi in un appartamento; la seconda, il ritrovamento di uomini in una zona boschiva a Col di Cave; mentre l'ultima a Fano, all'interno dell'ex caserma Paolini, sempre alla ricerca di persone smarrite. Ad ogni attività, un valutatore ha poi preso nota con una pagella sul compito di ricerca e sull'approccio del conduttore avuto con il cane. Sono intervenute qui su Fano 8 squadre dell'unità cinofila del UCIS, unità cinofila del soccorso, e 2 squadre della Regione Marche, che erano rappresentate dalla Croce Rossa. E sono andate sugli scenari, che erano uno a Orciano, uno a San Biagio e uno al centro di Fano, diversi fra loro, uno per le macerie e l'altra per la superficie e appunto all'interno della caserma di uno stabile, per la ricerca di persone in pratica che avevano la necessità di un soccorso dovuto da terremoto, piuttosto che, anche se non è ceduta in pratica in questo caso la caserma, ma all'interno ci fosse stato delle persone. Abbiamo avuto con noi anche, molto interessante, la parte della finanza, sia ieri sia oggi, con i propri cani, e hanno visto la nostra operatività e noi abbiamo visto la loro, e ci ha fatto molto piacere. 3 scenari sono stati svolti ieri, su tutte le squadre sono passate su tutti gli scenari, e oggi siamo alla conclusione. Naturalmente gli intervenuti circa un centinaio, oltre il nostro supporto, che siamo stati circa 40 fra la cucina, la segreteria, la logistica e la parte radio. Abbiamo dato in pratica, noi questa volta abbiamo fatto da supporto per queste squadre. Si sono formate qui, diciamo che la formazione è molto importante, soprattutto sulla cinofilia, e oggi al termine abbastanza esausti, perché anche durante la notte siamo stati in piedi per migliorare, farci dare dei consigli, scambiarci fra i vari gruppi le varie emozioni e interpretazioni di come agire e condurre appunto il cane. Ma questa è stata una bella esperienza che sicuramente porteranno a casa qualcosa anche per noi a livello organizzativo. Noi eravamo organizzati con FIRCB per i campi, ma abbiamo messo in piedi le stesse cose, però per un obiettivo diverso: la cinofilia.